Nel 1983 il mondo del cinema ha assistito alla nascita di un capolavoro che ha ridefinito il genere gangster, Scarface. Quest'opera, diretta dal visionario Brian De Palma e sceneggiata dal talentuoso Oliver Stone, non è solo un film, ma un vero e proprio fenomeno culturale. Scarface rappresenta un punto di svolta nella storia del cinema non solo per la sua trama avvincente, ma anche per la sua ambientazione unica e personaggi indimenticabili. L'impatto culturale di Scarface è innegabile. Il film non solo ha segnato un segno indelebile nella cultura popolare, ma ha anche influenzato generazioni di cineasti e appassionati di cinema. In questo video andremo a scoprire alcuni dettagli nascosti e curiosità su Scarface, che anche i fan più accaniti potrebbero aver perso. Preparatevi a immergervi nuovamente nel mondo di Tony Montana, dove ogni scena nasconde segreti e ogni dialogo è un pezzo di storia del cinema. La storia dietro al remake di Scarface è affascinante quanto il film stesso. Tutto inizia con il film originale del 1932, diretto da Howard Hawks, e intitolato anch'esso Scarface. Questo film è profondamente radicato nella vera storia di Al Capone, noto gangster soprannominato Scarface, per via delle cicatrici sul suo volto. Il protagonista del film del 1932, Tony Camonte, interpretato da Paul Mooney, è una figura chiaramente ispirata a Capone. La visione di questo film originale ha acceso l'interesse di Al Pacino per una versione moderna della storia, portandolo a considerare un remake che riflettesse le dinamiche criminali e sociali dei tempi moderni. Nel panorama delle interpretazioni memorabili di Al Pacino, quella di Tony Montana in Scarface si distingue per un elemento peculiare, l'uso della parola yeyo per riferirsi alla cocaina. Questa scelta lessicale non era prevista nello script originale, ma è frutto dell'improvvisazione geniale di Pacino. La parola yeyo, uno slang cubano, veniva utilizzata spontaneamente dall'attore durante le riprese, a tal punto da diventare un tratto caratteristico del linguaggio del suo personaggio. La decisione di Pacino di incorporare questa espressione nel suo vocabolario sul set ha contribuito a rendere il personaggio di Tony Montana ancora più autentico e radicato nella sua cultura d'origine, arricchendo il film di un dettaglio linguistico sorprendentemente reale e distintivo. Inizialmente, la regia del remake di Scarface fu affidata a Sidney Lumet, noto per il film Quel pomeriggio di un giorno da cani, anch'esso con Al Pacino. Lumet, con la sua esperienza e il suo talento nel raccontare storie intense e cariche di tensione, sembrava la scelta perfetta. Fu lui a proporre il cambio di ambientazione, spostando la narrazione dalla Chicago degli anni 20 alla Miami degli anni 80, un'epoca segnata dal boom del commercio di cocaina. Lumet vide in questo parallelismo con il proibizionismo una possibilità di esplorare temi moderni come il sogno americano distorto dal narcotraffico. Inoltre, propose di rendere Tony Montana un immigrato cubano, aggiungendo un ulteriore strato di complessità sociale e culturale alla trama. Con l'uscita di scena di Lumet, Brian De Palma prese le redini della regia di Scarface. De Palma, già affermato per le sue abilità nel creare thriller psicologici e film noir, ha apportato un'estetica visiva distintiva e un approccio stilistico audace al film. La sua propensione per le scene di azione elaborate e l'uso innovativo della fotografia hanno contribuito a creare l'atmosfera intensa e la tensione che caratterizzano Scarface. Parliamo dell'interpretazione di Tony Montana e non possiamo trascurare l'accento cubano di Al Pacino, un elemento che ha suscitato dibattiti e analisi, sebbene alcuni critici abbiano messo in dubbio la precisione dell'accento di Pacino, sostenendo che potesse apparire forzato o inaccurato. Ma c'è un aspetto interessante da considerare. Tony Montana, il personaggio, è un grande ammiratore del cinema classico americano. La sua parlata, quindi, non è semplicemente un tentativo di imitare un accento cubano, ma è anche un omaggio ai grandi duri del cinema d'oro hollywoodiano, come Humphrey Bogart e James Cagney. Per prepararsi al ruolo di Tony Montana, Al Pacino si è immerso in un'intensa preparazione che includeva l'apprendimento delle tecniche per maneggiare coltelli e l'allenamento con il leggendario pugile Robert Duran per migliorare la sua forma fisica. Inoltre, ha lavorato con un coach di dialetto per perfezionare il suo accento cubano, ricevendo anche l'aiuto di Stephen Bauer, che ha una reale eredità cubana. Questo livello di dedizione ha permesso ad Al Pacino di dare una performance credibile e potente. Nonostante sia stato Al Pacino a ispirare il remake di Scarface, la sua partecipazione nel film non era una certezza. Inizialmente il ruolo di Tony Montana fu offerto a Robert De Niro, che però decise di rifiutarlo. Questa decisione aprì la strada ad Al Pacino, che nonostante fosse stato l'ispiratore del progetto, dovette lottare per ottenere il ruolo. La sua determinazione e la sua visione del personaggio furono fondamentali per assicurarsi la parte, che in seguito sarebbe diventata una delle più iconiche della sua carriera. La dedizione di Al Pacino nel perfezionare il suo ruolo in Scarface è evidente anche nel modo in cui ha lavorato su specifiche battute, in particolare una sua famosa battuta.
Per assicurarsi che questa frase risuonasse autentica e potente, Pacino ha trascorso ore praticando con un coach di lingua cubana. Questo approccio meticoloso ha portato a una delle scene più memorabili del film, dove il carisma e l'intensità di Tony Montana risplendono attraverso una semplice frase. Parallelamente all'impegno di Al Pacino, Michelle Pfeiffer ha mostrato una dedizione straordinaria nel dare vita al personaggio di Elvira Hancock. Per assicurarsi di rappresentare al meglio la fisicità del suo personaggio, che nel film è una tossicodipendente, Pfeiffer ha seguito una dieta estrema, arrivando a mettere a rischio la propria salute. Il suo sacrificio per il ruolo è stato notevole e ha contribuito a rendere la sua performance incredibilmente realistica e toccante. La trasformazione fisica di Pfeiffer ha enfatizzato la fragilità e la complessità del suo personaggio, aggiungendo un ulteriore livello di profondità al film. Un momento memorabile che dimostra la chimica tra Al Pacino e Michelle Pfeiffer è avvenuta durante una scena in cui Al Pacino ha improvvisamente deciso di rubare il cappello di Michelle Pfeiffer. Questo gesto improvvisato ha catturato una reazione genuina di sorpresa e divertimento da parte di Pfeiffer, aggiungendo un tocco di autenticità e leggerezza alla scena. Questo momento di improvvisazione non solo ha mostrato l'abilità di Al Pacino nel mantenere il personaggio in situazioni impreviste, ma ha anche evidenziato la forte connessione e rispetto reciproco tra i due attori, elementi che hanno arricchito il loro lavoro sul set e contribuito a creare alcuni dei momenti più autentici e memorabili del film. Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, Scarface non è stato girato a Miami, ma principalmente a Los Angeles. La decisione di spostare le riprese fu presa dopo che il Miami Tourist Board negò il permesso di girare in città, preoccupato dall'impatto negativo che il film, incentrato su droga e gangster, avrebbe potuto avere sull'immagine di Miami. Così, la produzione dovette ricreare l'atmosfera di Miami a Los Angeles, utilizzando diverse location per simulare il contesto di Miami degli anni 80. Steven Bauer, che interpretò Manny Rivera, amico e compagno di Tony Montana, ottenne il ruolo in modo relativamente semplice. Durante le audizioni, Steven Bauer impressionò immediatamente il direttore del casting, che lo ritenne perfetto per il suo personaggio. La sua scelta fu rapidamente convalidata da De Palma, rendendo Bauer l'unico attore di origine cubana nel cast principale del film. Durante le riprese di Scarface, Al Pacino ha dovuto affrontare delle sfide fisiche non trascurabili, in particolare l'uso di un sostituto della cocaina. Per rendere le scene di consumo di droga quanto più realistiche possibile, Al Pacino ha inalato grandi quantità di una polvere sostitutiva, che si dice fosse latte in polvere. Questo, tuttavia, ha avuto delle conseguenze sulla sua salute. Al Pacino ha sviluppato problemi ai passaggi nasali, un effetto collaterale che lo ha disturbato per diverso tempo dopo la fine delle riprese. Una curiosità affascinante riguarda il contributo di Steven Spielberg a Scarface. Anche se Brian De Palma è il regista riconosciuto del film, Spielberg ha effettivamente diretto una parte del climax del film. In particolare ha preso le redini durante la sequenza dell'assalto alla villa di Tony Montana, da parte dei colombiani. Lo stile di Spielberg si nota in particolare in alcuni piani sequenza e inquadrature, come quella iconica in cui i nemici si avvicinano a Tony da una prospettiva bassa. Le riprese di Scarface non sono state prive di sfide fisiche per Al Pacino. In una delle scene di lotta, Al Pacino cadde e si ferì la mano sinistra su una pistola che aveva appena sparato, bruciandosi gravemente. Questo incidente costrinse la produzione a fermarsi per una settimana per consentire ad Al Pacino di recuperare. La scelta finale di Michelle Pfeiffer per il ruolo di Elvira fu avvolta in una certa controversia. A quel tempo Pfeiffer non era ancora un nome famoso e molti all'interno della produzione avevano dei dubbi sulla sua idoneità. Nonostante ciò, il produttore Martin Brigman vide in lei il talento e la presenza scenica necessaria per il ruolo e insistette per la sua partecipazione. La sua interpretazione fu poi universalmente lodata, contribuendo significativamente al successo del film. Al momento della sua uscita, Scarface non fu un successo immediato. Con un budget di produzione tra i 23 e i 37 milioni di dollari, il film incassò circa 66 milioni di dollari. Sebbene questi numeri non fossero del tutto deludenti, Scarface non raggiunse i livelli di successo sperati inizialmente, piazzandosi solo come il 16° film più redditizio del 1983. Tuttavia, con il passare del tempo, Scarface è cresciuto di popolarità, guadagnandosi lo status di film cult e diventando un'icona nella cultura popolare. Un altro aneddoto interessante riguarda la sfida di Brian De Palma nel portare la sua visione di Scarface al pubblico. Inizialmente la Motion Picture Association of America aveva assegnato al film un rating X, il che avrebbe limitato significativamente la sua distribuzione nei cinema. De Palma ha dovuto modificare e ripresentare il film più volte prima di ottenere un rating più accettabile. Tuttavia, in un atto di sfida, il regista è riuscito a distribuire la sua versione originale X-rated in alcuni cinema, rilevando questo suo trucco solo alcuni anni dopo. Una delle eredità più durature di Scarface è la celebre battuta di Tony Montana, "Say hello to my little friend."
Questa frase, pronunciata durante il climax del film, è diventata una delle citazioni più famose e imitate nella storia del cinema. È stata ripresa in svariati contesti, da altri film e programmi televisivi, pubblicità e nella cultura popolare in generale. La sua inclusione nell'elenco delle migliori citazioni del cinema dall'American Film Institute testimonia l'impatto culturale duraturo di Scarface e del suo protagonista. Anche se Scarface non è tecnicamente un prequel di Breaking Bad, esistono interessanti connessioni tra i due. Stephen Bauer, che in Breaking Bad interpreta il ruolo del signore della droga Don Eladio, e Mark Margolis, che interpreta Hector Salamanca, compaiono entrambi in Scarface. Margolis, in particolare, interpreta uno degli scagnozzi di Alejandro Sosa in Scarface, creando un interessante parallelo tra i due mondi narrativi incentrati sul traffico di droga. Questi collegamenti hanno spesso alimentato discussioni e teorie dei fan riguardo le somiglianze tematiche e narrative tra le due opere. Riflettendo su questi dettagli e curiosità, è chiaro che Scarface non è solo un film, ma un fenomeno culturale che ha superato il tempo. Ogni aspetto del film, dalla performance carismatica di Al Pacino all'audace regia di Brian De Palma, ha contribuito a creare un'opera che continua a influenzare e affascinare il pubblico. La dedizione degli attori, le scelte creative coraggiose e anche gli imprevisti sul set hanno arricchito la trama e il mondo di Scarface, rendendolo un'icona indimenticabile del cinema. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e commenta scrivendo "Il mondo è tuo". Iscriviti al canale per non perdere nessun contenuto su film e serie TV. Grazie per essere stato con noi e ci vediamo al prossimo video.